Secondo test amichevole per il Messina, al di là delle 24 reti, indicazioni confortanti sui movimenti e sul feeling che si sta creando? Sì, diciamo che è stata un'amichevole molto allenante per noi, perché comunque in questi giorni stiamo cercando di spingere da un punto di vista fisico e nel frattempo anche iniziare a conoscerci come squadra e come gruppo, e quindi comunque un test importante per vedere anche come ci muoviamo in determinate situazioni di gara. Sei uno dei tanti volti nuovi, ti chiedo di presentarti ai tifosi. Mi chiamo Lorenzo Tropea, sono nato a Catania, ho giocato tutte le giovanili del Catania, sono cresciuto lì. L'anno scorso sono andato, firmato un triennale con l'Empoli, appunto ho giocato per l'Empoli nella Primavera 1, e quest'anno sono in prestito per un anno al Messina. Sono venuto di nuovo, sono tornato alla mia regione per cercare di dare il massimo e cercare di crescere e far crescere la squadra. Nell'ultimo anno con il Catania vedevamo 5 reti perché agivi un po' più avanzato, non solo da terzino. Sì, diciamo che l'ultimo anno giocavo in primavera, qualche volta in prima squadra, ed ero un terzino in prima squadra che magari quando scendeva in primavera giocava nel 4-3-3 come esterno d'attacco, ma comunque diciamo che su tutta la fascia, entrambe, mi piace comunque variare e imparare sempre nuove abilità. Ci sembra di capire che sei abbastanza duttile, e leggevamo che non a caso l'anno scorso giocavi anche sulla fascia opposta. Sì, nasco come sinistro, però comunque col tempo sempre, diciamo, con attitudine al lavoro, ho cercato di imparare anche a giocare sulla fascia destra. E adesso mi viene comunque più naturale giocare a sinistra, ma mi sono adattato anche a giocare a destra. Gruppo giovanissimo, i tifosi temono un po' troppo, in difesa avete comunque dei riferimenti d'esperienza come Ferrara e Manetta. Sì, assolutamente, da quando sono qui comunque ho imparato comunque a capire come le persone, diciamo, con più esperienza possono aiutare noi ragazzi più giovani, e devo dire che comunque in questo spogliatoio ci stiamo aiutando parecchio e mi sono integrato già benissimo, e questa è appunto la prova. Anche l'anno scorso il Messina aveva un giocatore dell'Empoli in rosa, Filino, non so se lo conoscevi. Sì, so che appunto ha fatto bene, ma diciamo che è secondo me un ottimo metodo per cercare di puntare sui giovani, questo lavoro di gruppo tra le società per cercare di aiutare a crescere e affacciarsi nel mondo dei grandi. Cosa vi ha detto Mister Modica? Mister Modica in questo periodo sta imparando a conoscerci, ci stiamo conoscendo a vicenda e sta già, diciamo, iniziando a battere su quelli che sono i suoi principi di gioco. È ovviamente un mister di grandissima esperienza e diciamo che sta cercando di farci capire come lavorare di gruppo, come lavorare soprattutto di sacrificio l'uno per l'altro. C'è una grande differenza tra una Primavera 1 e una prima squadra, vi spaventa un po' questo grande salto, però probabilmente è anche uno stimolo. Assolutamente sì, diciamo che io la chiamo ansia positiva, cioè comunque una persona deve arrivare, un ragazzo deve uscire dal settore giovanile, lo scopo è quello di essere pronto a giocare nel mondo dei grandi, quindi comunque con il giusto rispetto per quello che è appunto il calcio professionistico, ma allo stesso tempo con la consapevolezza comunque che se si è dove si è, comunque c'è perché si ha le carte in regola per poter fare bene.